basket.it, una partita alla fine finita con un largo vantaggio durante un inizio di sofferenza giusta, ma se l'aspettava un esordio di questo tipo? Sinceramente no, perché conosco la qualità di Ferrara, però ci può stare tutto. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto le buone percentuali, abbiamo credo vinto la battaglia a rimbalzo, è andato per me molto importante e da lì ci siamo ripartiti anche nei momenti di difficoltà. Adesso dobbiamo stare bravi, cancellare il punto e ricominciare. Un po' di sorpresa l'assenza di Clemente, recuperabile per gara 2? Non lo sappiamo, perché stiamo ancora valutando la sua situazione. Quindi sapremo quali sono le sue reali condizioni, se questo è un caso. Giusto due parole, la prova di Granuzzi sui Pignati direi che hanno permesso di non far sentire la gente. Sì, nell'individualità, però credo che tutta la squadra è stata responsabilizzata su un lavoro importante a sbalzo di tutti i giocatori. Sicuramente non abbiamo fatto una prova difensiva importante, ma altrettanto gli altri. Grazie. Provavamo per cercare di rimanere nella partita. Intanto non fa una grinza, rispecchia il valore della squadra in campo. Adesso se il gioco fa 48 ore, difficilmente riusciremo sotto il profilo tattico a cambiare l'atteggiamento della partita. È importante l'atteggiamento mentale, perché loro sono sicuramente bravi a coinvolgersi, a giocare assieme, hanno un ritmo molto frenetico, sui quali noi non siamo abituati. Vedremo le energie, le cose fisiche dove siamo, a che punto siamo. Due cose, una che stasera molti tiri tra punti con percentuali non sempre ottimali, e poi nell'ultimo quarto, con l'ultimo quarto che in gara 5 con Ravenna era stato straordinario, questa sera misero mezzo. No, l'ultimo quarto è figlio della situazione della partita. Come ho detto prima, dopo che loro hanno scavato di nuovo la differenza, io penso che le energie nervose sono andate scemando. Nel quarto quarto, quando la squadra è così mentalmente scarica. Il discorso che facevi dell'approccio alla partita, io penso che i ragazzi ci tenessero, però non ci sono riusciti. I tiri da tre punti sono figli di una situazione tattica che andavamo cercando. A volte ben interpretata, a volte no. Che noi cercavamo di spaziarci con Jennings, che doveva aprirsi per togliere dall'area Jefferson, però ci siamo andati in situazioni troppo statiche e non dinamiche.